Ma quanto cavolo di tempo era che non vi portavo un Fortnite News? Penso che tipo siano passate 2 settimane, forse anche più. Comunque, oggi finalmente ci siamo, perciò raga, mi raccomando, non deludetemi. Oggi l'episodio del Fortnite News è molto importante, se ne volete un altro nei prossimi giorni, 20.000 like e mi raccomando, codice creatore cap all'interno del negozio oggetti, appunto su supporto anche creatore. Perché in base a quanti codici cap metterete, io saprò se portarvi un altro episodio di Fortnite News oppure portarvi un'altra serie. Se gli eventi di Fortnite vi piacciono, mi raccomando, codice creatore cap nel negozio oggetti. E quindi vedete il video con tutti i vostri amici, dato che finalmente siamo ritornati con un Fortnite News. Ovviamente senza dimenticarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere tutti i prossimi eventi e seguirmi su Instagram, mi chiamo CaptainBlazerOfficial, lì ogni tanto vi sparo delle novità incredibili. Perciò, detto questo, let's go! Ah, prima cosa che facciamo all'inizio di ogni Fortnite News, allora, la prima cosa che faccio io ovviamente è andare a controllare se ancora supporta un creatore cap, perché vi ricordo che ogni 14 giorni scade, perciò mi raccomando, appunto, reinseritelo se vi è scaduto. E come seconda cosa, raga, oggi abbiamo bisogno di una skin succulenta, appunto, per iniziare l'episodio in maniera veramente buona. Perciò vediamo un attimino che cosa abbiamo. Abbiamo calzafiamma, anche se calcafiamma in realtà, anche se raga, in realtà noi lo sappiamo tutti qual è la skin che usiamo in ogni Fortnite News, o almeno qual è la skin che dovremmo usare in ogni Fortnite News, ovvero il Detective Noir. Noir con il gettone d'oro non è male, anche se ovviamente Noir va accoppiata con il suo zainetto, ovvero lo zainetto del detective, che sarebbe questo qua. Ora siamo pronti per iniziare l'episodio. News di oggi, prima cosa, vabbè, queste qui sono le varie sfide in creativa. Punti caldi, raga, ovvero i droni airdrop, li chiamo, cioè i droni che ci portano del loot in alcuni spot della mappa. Abbiamo il 100% che appunto una località della mappa abbia questi droni, il 25% che ci siano due località e il 5% che ci siano tre località, quindi praticamente due o tre località colorate di giallo. Allora fatemi sapere se a voi questi droni piacciono, perché vi devo dire la verità, secondo me sono giusto leggermente copiati da Apex, che anche loro appunto facevano questa cosa. Però bisogna ammettere che non sono male, sono un gran sostituto agli airdrop, che sinceramente secondo me sono sempre meno usati. Ma le novità non sono finite qui, infatti raga, come vedete da Fortnite News, un canale di Telegram, una nuova SMG sta per arrivare in partita, si presenta esattamente in questo modo, quindi sembra tipo un P90 2.0, io non so esattamente come si chiami quest'arma, anche se è molto molto compatta e veramente piccolissima. Sembra che qua la classifichino come Vector 45, che sinceramente non so che arma sia. E abbiamo raga, indovinate un po', anche le statistiche della nuova arma, che sono 25 di danno, 0% di probabilità critica, cioè non fa danno critico, a 3.4 come cadenza di tiro e a 20 come munizioni. Ok, secondo me è per questo motivo che hanno rimosso la P90, appunto per mettere un'arma del genere. Potrebbe assomigliarci sotto alcuni punti di vista. Ovviamente bisognerà provarla in gioco, perché sulla carta non sembra essere male. Poi bisogna vedere il ratio di quest'arma ovviamente, però sulla carta non sembra essere male. Stiamo raga per parlare di Picco Polare, perché grandi novità arriveranno in quella città e in tutti i suoi dintorni, insomma. Ma intanto Arena potrebbe arrivare in squad? Beh, da quanto vediamo in questa foto, sì, potrebbe arrivare in squad, arriverà in futuro sia in trio che in squad, appunto da quanto scrive Fortnite News. E io raga non mi immagino gli endgame che ci saranno in questa modalità, perché già gli endgame hanno un sacco di persone in arena, perché ovviamente la gente tryhard per fare più punti possibili. Immaginatevi in squadre e sarà una cosa assurda. Ah, direi che è arrivato il momento di andare in parco giochi e guardare Picco Polare e tutte le sue zone vicine. Intanto come vedete abbiamo in questo caso una città con i droni, in questo caso impianto pressione, anche se raga io vi giuro che sia, penso, la peggiore città che hanno cambiato nella season 9, perché non c'è niente, non c'è veramente niente. Forse era meglio il vulcano come era prima, forse era meglio se lo lasciavano stare. Comunque Picco Polare, perché ovviamente adesso andremo a vedere un attimino cosa sta succedendo, dato che io non ho seguito negli ultimi giorni cosa è cambiato a Picco. So solo da quanto ho letto nelle varie news che si sta rompendo, quindi praticamente si sta sciogliendo in teoria, da quanto, oh mio Dio, sì, oh mio Dio, raga, è una cosa assurda, anche nella parte sotto non ci credo. Allora, ovviamente come al solito andiamo a vedere la parte interna di Picco, dato che sono un casino di ma raga, sono mesi che non guardiamo la parte all'interno del Picco. Io non so se sia cambiato qualcosa, non penso sinceramente, qua è tutto completamente uguale ancora. E la cosa che mi fa strano è perché è tutto completamente uguale ancora. Cioè nella stagione 7 era... Raga, avete sentito quel suono e il terremoto che c'è stato? Oh mio Dio, forse dovrei alzare i suoni. Comunque sì, vi stavo dicendo, nella season 7 Picco era in continua evoluzione, cambiava di continuo, mentre ultimamente non stiamo facendo più niente. È sempre uguale, non c'entra niente con la storyline attuale di Fortnite, perché non c'entra veramente niente.
Regà, di nuovo! Ma che cavolo è? Adesso la storia di Forn è tutta basata sul vulcano, sulla lava, sulla distruzione di pinnacoli, di corso. Insomma, Picco Polare è stato un po' trascurato ultimamente nelle ultime due season. Ed è per questo motivo che non lo stavamo più guardando. Ma, regà, non è cambiato niente, cioè zero. Ora, io voglio capire, voglio seriamente... Guarda, di nuovo! Ma cos'è? No, no, sono caduto! Ah, ok, anche Fortnite Italy TV, un altro canale Telegram fantastico, ha scritto appunto del terremoto di Picco Polare. E ha scritto, quando Picco Polare esercita quel piccolo terremoto, si sentono delle voci strane. Esatto, raga, io non capivo che cavolo fossero. Noi di Fortnite Italy TV abbiamo scoperto che nei file di gioco è presente un evento chiamato Earthquake, ovvero terremoto. Inoltre abbiamo trovato anche i suoni di tutti gli eventi, quali coincidono perfettamente. Noi pensiamo che questo qui sarà un grande terremoto che scioglierà anche Boschetto Bisunto. Tutto ciò potrebbe essere vero, perché la terra trema per tutta Boschetto. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Picco Polare farà una brutta fine in questa season. Secondo me farà una brutta fine, non so perché, ma ho l'impressione che faccio una brutta fine. Comunque raga, adesso noi stiamo scherzando su questa cosa e tutto il resto, ma vabbè, adesso sono morto di nuovo, mannaggia. Comunque stavo dicendo, non abbiamo considerato le uova di drago, che sono un botto di tempo che non le vediamo. Cioè, le uova di drago adesso, se non sbaglio, sono a impianto a pressione, o almeno erano a impianto a pressione prima della season 9. Secondo me nella stagione 9 è successo più di quanto doveva effettivamente succedere. Cioè, nel senso, le uova di drago non ne ho idea di dove siano finite. Magari adesso andremo a dare un'occhiata appunto al vulcano, però non ne ho idea di dove sono finite. Appunto, una volta erano qua a Picco Polare, poi si sono trasferite nel vulcano durante la stagione 8 e ora raga non so dove siano, cioè non ne ho idea di che cosa servano, non so cosa siano. Insomma, io pensavo che effettivamente i draghi uscissero nella stagione 9 oppure nella stagione 8, perché i draghi, le uova di drago, insomma, escono i draghi, contenti tutti. Invece ancora non è arrivato nessun drago. E un'altra cosa che il canale ci ha detto, il canale Fortnite Italy TV, è che durante il terremoto anche la parte di Grizzly Grove, quindi anche la parte di Boschetto Bisunto, cioè quella sotto a ghiaccio, trema. Quindi anche questa parte qua è, diciamo, soggetta al terremoto. Perciò mie considerazioni, ora poi ne parleremo meglio a fine di questo video. Le mie considerazioni sono che una volta che il ghiacciaio si sarà sciolto, si schianterà violentemente contro questa zona di Boschetto Bisunto, appunto. E quello che potrebbe succedere sono due cose. Intanto, raga, continua a esserci sto terremoto, oh mio Dio. Dicevo, le cose che potrebbero succedere, appunto, sono due: o si distrugge completamente Boschetto Bisunto, e questa qui sarebbe tipo la cosa che mi farebbe più dispiacere in assoluto, perché io adoro Boschetto Bisunto. Perché non mi ridate la mia Boschetto? Era così bella. Ora raga è tutta così ghiacciata, ma era divertente giocare qua dentro. Insomma, sono tre season che non abbiamo Boschetto, ma che cavolo. Comunque il primo finale appunto è che si distrugga effettivamente Boschetto Bisunto. Il secondo finale potrebbe essere che il ghiaccio si scioglie completamente ovunque. Quindi magari potrebbe, che ne so, rimanere nella zona intorno a Picco Polare. Tipo, che ne so, magari qua a Condotti, a Borgallegro, a Rampe Ghiacciate, in tutta questa zona qua magari potrebbe rimanere qualcosa con il ghiaccio. Però magari potrebbe sciogliersi sia Picco Polare che Boschetto Bisunto. E finalmente, raga, torna la nostra Boschetto. E un'altra cosa di cui ancora non abbiamo parlato è l'elicottero. Oh mio Dio, raga, l'elicottero, ve lo ricordate? È sparito nel momento in cui c'è stato l'evento di Spawn del Saccheggio. Quindi quando si è formato appunto questo bunker gigante a Spawn del Saccheggio. E a proposito, ho una teoria fantastica su questo tubo che appunto collega Sponde. Ve ne parlerò in un prossimo video, solo se arriviamo a 20.000 like e solo se facciamo un casino di supportatori su supporta anche creatore. E fidatevi, è una teoria che non potete perdervi. Perciò mi raccomando, tutti i codici K all'interno dei negozi oggetti, fatelo essere anche i vostri amici. Tanto ci mettete a 10 secondi. Stavamo parlando dell'elicottero. Raga, l'elicottero a cosa è servito? Io non riesco a capire. A parte che è dalla stagione 5 che si teorizza una specie di distruzione di Borgo Bislacco. Ovvero, vi ricordate quando c'erano tutte quelle statue che puntavano a Borgo Bislacco? C'era questa teoria che praticamente Borgo esplodesse, teoria a cui non ho mai creduto. Ecco, sembrava che da quella season Borgo sarebbe effettivamente esploso. Invece Borgo è ancora qua, perfetta. E io, raga, sinceramente non voglio che sparisca anche Borgo. Cavolo, ma avete già tolto Boschetto, ma avete tolto Pinnacolo originale, Corso Commercio originale, adesso anche Borgo. Eh no, Borgo non lo accetto. Facciamo un attimo, raga, un salto al vulcano per vedere se effettivamente riusciamo a trovare le uova di drago, dato che io non le ho mai viste. Però non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Anche se, a meno che non siano nascoste in una di queste zone. Tanto guardate quanti cavolo di bei droni ci sono. Dicevo, a meno che non sono nascoste in una di queste zone, non ci sono. Cioè, raga, non c'è tanto da fare. Non ci sono e basta. Mi raccomando, se qualcuno di voi le ha viste, scrivetemelo nei commenti. Darei un'occhiata alla diga, qua di impianto pressione, perché potrebbero essere qua. Anche se non ne sono per niente sicuro. No, raga, le uova non ci sono. Cioè, nel senso, possiamo cercarle fino a domani, ma ste uova io non le vedo. E quindi, raga, infine
abbiamo da fare un paio di considerazioni appunto su quello che potrebbe succedere dopo la distruzione del ghiaccio di Pico Polare. Dato che ormai l'evento non dico che sia confermato, ma quasi, molti hanno teorizzato un concept di una mappa fatta in questo modo. Allora, molta gente si immagina la mappa ghiacciata in questo modo, quindi una specie di deserto tipo simile a Laguna oppure simile a Palmeto. Vedete che qua c'è appunto un po' di sabbia con una nave, insomma qualcosa di tropicale in questo modo, e poi di fianco al tropicale il ghiaccio. Ok, ok, allora secondo me non sarà mai così, mai fatto in questo modo, però potrebbe esserci l'idea di scioglimento di Pico Polare, magari ritorno di Boschetto Bisunto, magari tutta questa parte qua sciolta appunto, e poi intorno a quella parte che rimanesse il ghiaccio. Sinceramente, di mettere una parte tropicale anche in questa parte della mappa non vedo un senso. Vedremo ovviamente che cosa combinerà l'Epic, perché loro sono i lord di questa cosa, insomma è l'Epic che decide tutto. Però questo concept potrebbe starci, diciamo che a grandi linee potrebbe starci, anche se ovviamente non mi fiderò mai ciecamente di un concept del genere, perché no raga, cioè non ha senso affiancare deserto e ghiaccio, non ha senso. Detto questo, se non mi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo e raccomando un bel like per altri episodi di Fortnite News e ovviamente codice supporto cap all'interno dei negozi oggetti per farmi sapere che volete un altro episodio. Perciò fatelo inserire sia voi che appunto i vostri amici, tanto ci mettete 10 secondi, e se vi è scaduto mi raccomando ricordate di rinnovarlo ogni 14 giorni. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo e vi raccomando di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video. Ovviamente come al solito seguitemi su Instagram per non perdere tutte le novità, misteri e cose varie appunto che posto solo su Instagram. Mi chiamo CaptainBlazer Official e detto questo ciurma, noi ci vediamo ad un prossimo video. C'è anche il link del mio secondo canale in descrizione. Ciao ciurma.